Ciao a tutte, ben ritrovate sul mio canale di Ayway Fairy. Ho avuto un po' di problemi, quindi sono stata un po' lontana dal canale e adesso pian piano si sta sistemando tutto e quindi eccomi qua. Oggi voglio farvi un video che è un bel po' che voglio farvi e che tra l'altro so che volevate, perché vi avevo chiesto appunto se vi avrebbe fatto piacere che io facessi questo video. Ed è il video dove vi faccio vedere la mia collezione degli unicorni della TY. Per chi non lo sapesse, la TY è una marca, mi sembra americana, che fa quei pupazzetti con gli occhioni giganti, tutti glitterati e pucciosi. Io colleziono gli unicorni, solo gli unicorni, e grazie tra l'altro a questa collezione ho scoperto veramente una community vastissima americana di donne, ragazze, bambine che collezionano tutti i peluscini della TY. Addirittura c'è chi compra lo stesso personaggino in varie dimensioni, perché ci sono varie dimensioni, e li hanno tutti gli animaletti, tutti quanti. Io mi sono limitata agli unicorni e vi dico che già è stato difficile trovarli tutti, tra l'altro me ne manca uno, però grazie a questa cosa ho fatto amicizia con un po' di ragazze americane e tra l'altro mi hanno anche tanto aiutato a trovarli. Una cosa bella che trovo dei gruppi americani è che ci si aiuta tanto, a differenza di quelli italiani, che purtroppo c'è degli atteggiamenti che non mi piacciono più. Anche nel mondo dei planner non sto più frequentando i gruppi italiani perché non mi trovo più bene. Ok, quindi andiamo avanti con questa cosa. Allora vi faccio vedere prima quelli meno rari, e tra l'altro ne ho alcuni che non sono originali. E poi per ultimi faccio vedere i più fighi del mondo, cioè quelli proprio ultra rarissimi, perché tra l'altro un'altra cosa carina che c'è in questi gruppi è che fanno delle lotterie, cioè delle persone che vogliono vendere un determinato unicorno, soprattutto, cioè non un unicorno, un determinato peluscino, soprattutto se è molto raro, fanno queste lotterie dove tu compri dei numeri e poi l'admin fa l'estrazione e la persona può vincere. Io vi giuro che non ho mai vinto niente in tutta la mia vita, ma niente, cioè neanche le sorprese rare dell'ovetto Kinder ho mai trovato, e questa volta mi è andata di straculo, passatemi il termine, e ho vinto un pupazzino rarissimo, che tra l'altro non solo è un unicorno raro, ma è anche, penso, il pupazzino della TY in generale più raro che c'è. Quindi mi è andata di stra mega culo e sono contentissima. Oggi è arrivato e non vedevo l'ora di farvi il video. Quindi io direi di partire subito, sennò la cosa diventa molto lunga. Partiamo da quelli non originali. Ve li faccio vedere, ce li ho tutti qui, quindi ve li tiro su. Allora, partiamo da questo qui che è, come vedete, ha un'etichetta Lunar Pets, ha sempre gli occhi glitterosi, però è seduto, così, e non è ovviamente originale, però era troppo carino, l'ho trovato al Penny Market, e siccome appunto a me piacciono gli unicorni, l'ho preso. Costava, mi sembra, sui 5 euro, una cosa così. E questo è il primo. Poi passiamo sempre ad un altro non originale, che è questo. È troppo carino, è praticamente fatto identico agli altri unicorni della TY, però ha dei colori diversi che non esistono proprio nelle varie collezioni. Infatti ha il cornino, le zampine dorate, la criniera e la codina rosa, e ha il pelo come un unicorno originale che è uscito tra l'altro da poco, che però ha tutto azzurro. Però era troppo carino, l'ho preso su AliExpress, mi pare che l'ho pagato 2 o 3 dollari, non di più, con la spedizione gratuita, quindi comunque a me piaceva e l'ho fatto arrivare. Allora, e questo qui, così. Allora, praticamente, adesso vi faccio vedere, questo qui sarebbe la prima versione dell'unicorno Magic, si chiama. Perché ne hanno fatte due versioni, una è uscita tra l'altro da poco, mi pare l'anno scorso, perché ogni anno fanno una collezione diversa, quindi se ti sei perso quelle precedenti devi cercarli usati.
Allora, come faccio a dire che non è originale? È un pelino più piccolo rispetto agli altri e per di più non ha le etichette. Una cosa importantissima per i collezionisti sono le etichette, sia l'etichetta di stoffa sia l'etichetta di carta a forma di cuoricino, perché sull'etichetta di stoffa già c'è riportato il nome del peluscino, perché ogni peluscino ha un nome. E poi sull'etichetta di cartoncino invece, oltre ad esserci il nome, c'è la data di nascita e anche una frasettina legata, diciamo, al personaggino in sé. Questo qui dovrebbe essere la prima versione di Magic, che è, mi sembra, del 2011, se non sbaglio, e aveva gli occhietti non glitterati, come vedete, però era assolutamente identico in tutto al nuovo Magic che è uscito l'anno scorso. E a questo punto vi faccio vedere il nuovo Magic. Il nuovo Magic è questo, come vedete ha gli occhietti glitterati, ma per tutto il resto è uguale identico. Si chiamano tutti e due Magic, anche se questo è, diciamo, la vecchia versione. Questo qui ce l'ho originale, infatti si chiama Magic e come vedete ha tutti i dati sopra e l'etichettina anche di stoffa con il nome sopra. Non so se un giorno prenderò proprio quello originale, vecchia versione, per adesso mi accontento così. Quindi questo è Magic nelle due versioni, vecchia e nuova. Poi andiamo avanti, un altro appunto non tanto originale, che però è un po' strana questa cosa qui, cioè in teoria dovrebbe essere originale perché ha l'etichetta, però non ha quella di stoffa sotto e tra l'altro l'etichetta che c'è non è la sua, quindi non lo so, l'ho preso da AliExpress come originale, ma in realtà poi non era originale, il venditore mi ha rimborsato, anche perché c'è il cornino vuoto, poverino. Comunque è troppo carino e questo qui sarebbe in realtà Wishful si chiama ed è di qualche anno fa. Tra l'altro se mi seguite su Facebook saprete che lo cercavo un po' di tempo fa perché mi mancava nella collezione. Adesso non so, se ne trovo uno proprio originale al 100% magari lo prendo, però per il momento lui c'è ed è qua. Questo in teoria è originale ma non ha le etichette, l'ho trovato usato e si chiamerebbe Harmony ed è nuovo tra l'altro perché è appena uscito da qualche mese. Ha il cornino girato così, gli occhioni fucsia e tutto il pelo maculato e le zampine colorate. Allora, questi qua sono i primi che ho preso, sì, mi sembra proprio di sì, sono i primi che ho preso, sono di, mi pare, 2 anni fa. Allora, lui ce l'ho doppio, tra l'altro, originale con etichette e tutto, se qualcuno lo vuole acquistare o scambiare magari con quello che mi manca. Si chiama Sugar Pie, occhietti rosa, zampe fucsia, criniera e codina viola, naturalmente originale. E poi lui invece si chiama Fantasia, è originale, avevo anche l'etichetta di carta, poi l'ho lavato, ho tolto l'etichetta di carta e l'etichetta di carta l'ho persa. Molto bene, comunque lui è uno dei primi che ho preso, occhietti dorati, zampine e cornino dorato e coda e criniera rosa ed poi è tutto colorato, è uno tra l'altro dei miei preferiti. Poi passiamo avanti. E c'è questo qui che si chiama Pegasus, questa è proprio la rappresentazione secondo me più realistica tra virgolette di un unicorno, occhietti dorati con cornino e zampine dorate e poi la criniera e la codina sono grigie. Questo qui ce l'ho anche in versione grande, un po' più grande, così ce l'ha le orecchie. All'inizio mi avevano regalato questo grande e poi visto che facevo la collezione di quelli piccoli ho preso poi anche quello piccino e via, andiamo avanti. Poi dei nuovi ci sono, allora vi faccio vedere questo poi dopo vi faccio vedere altri. Allora questo è quello che vi dicevo prima che assomiglia molto a questo qui però è in versione azzurra perché hanno lo stesso pelo. Lui si chiama Blitz, ha occhietti e tutto azzurro, occhietti, orecchie, cornino e criniera e il pelo è maculato giallino, rosa, adesso sembra più azzurro, rosa, però è più sul giallino, ecco,
guarda qua, forse lo vedete meglio. E questo qui, tra l'altro, si trova ancora perché è abbastanza nuovo. Ok, poi, sempre di nuovi, ci sono questi due. Allora, questi due sono lo stesso, cioè hanno lo stesso nome, che è Pixie, solo che è stato fatto in due versioni. Io presumo che questa sia la versione europea e questa qui sia la versione americana, però poi a un certo punto si possono trovare tutti e due, sia di qua che di là. Allora, la prima versione, anzi non è che la prima, perché in realtà forse è stato fatto prima questo. Allora, cosa cambia? Allora, questo ha gli occhi glitter multicolore, poi ha il cornino glitter multicolore, le zampine glitter multicolore e poi ha la codina e la criniera, anche qui multicolore, in peluche morbidoso. Il secondo, questo qua, invece ha, come vedete, ha gli occhi, non sono glitterati ma sono arcobaleno. Il cornino è oro glitter, ma le orecchiette e le zampe sono di peluscino, di vellutino arcobaleno. E poi ha sempre la criniera e la codina, invece in peluche morbido arcobaleno. Sono lo stesso, però ce ne sono due versioni. Questo qui l'ho trovato senza l'etichetta di carta a poco prezzo e l'ho preso, anche perché io non ci spendo, è una fortuna questi pupazzi. Sapete che alcuni hanno dei valori allucinanti, soprattutto appunto tra i collezionisti, però io praticamente li ho presi quasi tutti a un massimo di 8 euro. Cioè quello che ho pagato di più è 8 euro, ecco. Sì, perché va bene la collezione ma non voglio neanche svenarmi, ok? Ok, poi andiamo a... siamo al buono. Adesso vi faccio vedere uno molto molto raro, tra l'altro. Allora, questo, ve lo ricordate, l'ho acquistato sul sito di Claire's, perché era è una versione in esclusiva di Claire's e ha le alucce così ed è molto carino. Anche questo è uno dei miei preferiti perché queste alucce sono troppo belline. E si chiama... oddio, dov'è? Si chiama Athena e come vedete sull'etichetta c'è proprio scritto Claire's perché è un'esclusiva. Anche in passato sono stati fatti dei peluche in esclusiva per alcuni negozi e infatti poi vi farò vedere quello super raro che era in esclusiva per un negozio che tra l'altro era americano, quindi quella serie lì proprio qui non è mai arrivata, qui in Italia intendo. Athena è molto simile a questo. Questo si chiama Rainbow ed è praticamente la prima serie, se non sbaglio, degli unicorni, che è del 2011, se non erro, o 2009-2011, adesso non mi ricordo bene. Si chiama Rainbow e come vedete è molto 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 simile, a differenza che non ha le ali e che ha gli occhi non glitterati. Però sono molto simili, come potete vedere anche dietro la codina è uguale, la criniera è uguale, il colore del pelo è uguale, il colore di zampine sono molto simili. Questo considerate che l'ho trovato usato, quindi un pochino le zampine si sono... è andato via il glitterato, ma in realtà è lo stesso colore di stoffa. E questo è abbastanza raro, considerate che trovarlo nuovo, io l'ho visto su Amazon a 200 euro. Da robe da matti. Ok, quindi arriviamo al pezzo forte, sono troppo contenta e l'ho vinto a questa lotteria, è stato fantastico perché non avevo mai vinto niente in vita mia, io non ci speravo nemmeno perché ho lasciato lì il post, non l'ho più guardato perché hanno messo appunto questo post dove sceglievi il numerino e tutto. L'ho lasciato lì e non l'ho guardato e quando l'ho guardato ho visto tutti i complimenti Barbara, complimenti Barbara, ho vinto, non ci credo. Quindi vi faccio vedere il super unicorno da milioni di euro perché anche questo su Amazon l'ho visto a $1000, ovviamente nuovo con etichette bla bla bla, è nuovo perché c'è probabilmente qualche azienda che ancora ce l'ha in magazzino, però $1000 è una cosa assurda. Comprarlo su eBay l'ho visto anche a $200, ma non ci penso nemmeno. E l'ho vinto, ho avuto un sedere pazzesco. Allora, vi presento Treasure. Lui si chiama Treasure,
l'etichetta solo di stoffa perché naturalmente era una letteria ma era anche usato. Ha il pelo azzurro con delle sfumature sul verde, non so se riesco a farvelo vedere dalla telecamera, ogni tanto ha delle sfumature sul verde, la criniera è tutta colorata, verde, gialla e rosa, azzurro, e così. La stoffa è un pochino diversa perché questo qua fa parte della primissima serie degli unicorni che è stata fatta appunto anni e anni or sono, introvabili in Italia perché quella serie non è mai arrivata qui. E sono veramente, veramente contentissima perché uno, non ho mai vinto niente e lui l'ho vinto. Due, è rarissimissimissimissimo, cioè tra anche tutti i pupazzetti della Tipsinon è il più raro, se non uno dei più rari, quindi di tutti, 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 tutti mai prodotti. E sono proprio contenta perché poi è troppo carino. Ok. Io spero tanto che questo video vi sia piaciuto. Fatemi sapere se anche voi siete appassionati di questi peluscini, se fate la collezione degli unicorni, oppure se fate la collezione di determinati animaletti o di tutti. Magari c'è qualcuno in Italia che fa la collezione di tutti. Fatemi sapere cosa ne pensate, qual è il vostro preferito, quale vi piace di più. E quindi niente, ditemi tutto, tutto, tutto nei commenti. Mi sono dimenticata una cosa: mi manca un unicorno per completare la mia collezione. Si chiama Skylar. Vi metto la foto magari qui o qui. Se ce l'avete, volete venderlo, se non lo so, lo trovate in giro, fatemelo sapere. Io vi ringrazio tantissimo in anticipo se volete aiutarmi. Ragazze, tra l'altro, io avrei dovuto fare il giveaway per i 5.000 iscritti, però poi appunto, come vi dicevo, ho avuto un po' di problemini e quindi non ho più seguito il canale. Ci sono in arrivo ben due giveaway in due video diversi prossimamente, quindi mi raccomando, rimanete sintonizzati. Se non siete iscritti, iscrivetevi perché così non vi perdete i prossimi video. Nei prossimi video, non credo quello subito dopo questo, ma comunque nei prossimi video ci saranno poi due giveaway, non uno, ma ben due. E quindi mi raccomando, preparatevi e io vi ringrazio tanto di aver visto questo video e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!